Quali sono le 6 domande da fare prima di iniziare un esame di risonanza magnetica? Lo scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti, sono Omar, sono tecnico di radiologia medica e nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. Alcuni pazienti possono essere ansiosi o spaventati a causa, ad esempio, della claustrofobia. E per questo motivo l'esame di risonanza può risultare complicato. Durante il colloquio iniziale, il tecnico di radiologia vi fornirà sicuramente molte informazioni. Assicuratevi che vengano trattate tutte le tematiche presenti nelle seguenti 6 domande. Essere correttamente informati può essere il primo passo per svolgere l'esame più serenamente. La domanda numero 6 è quella più semplice e scontata, ma è anche quella che porta i maggiori risultati e benefici. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Lascerò in descrizione il collegamento a 2 video presenti nel mio canale, interamente dedicati a pazienti che soffrono di claustrofobia, con numerosi consigli e comportamenti che vi aiuteranno a svolgere l'esame di risonanza magnetica con più consapevolezza. La prima domanda dovrebbe riguardare il questionario di sicurezza. Prima di iniziare l'esame, al paziente verrà chiesto di compilare un questionario con numerose domande per poter svolgere l'esame in sicurezza. È fondamentale essere sicuri della comprensione di tali domande. Primo consiglio, prima domanda da fare al tecnico di radiologia dovrebbe riguardare il questionario iniziale della risonanza magnetica. La perfetta comprensione delle domande e la certezza di aver risposto correttamente è fondamentale per iniziare l'esame con il piede giusto. La seconda domanda potrebbe essere inerente alla durata dell'esame. Un esame di risonanza magnetica può durare da solo 15 minuti ad oltre un'ora. La durata degli esami di risonanza magnetica è un tema assai complesso e non è mia intenzione approfondirlo in questo video. Chi volesse approfondire l'argomento sulla durata degli esami, nel mio canale troverete un video interamente dedicato. Troverete il collegamento del video in descrizione e anche qui sopra. Sapere la durata esatta dell'esame rassicura un paziente ansioso. Se il paziente soffre di claustrofobia, potrebbe essere utile chiedere al tecnico di radiologia responsabile dell'esame di comunicare, di segnalare al paziente quando ci si trova a metà dell'esame, oppure quando mancano 5 o 10 minuti alla fine della prova. Questa informazione, questa comunicazione, questo modo di procedere motiva il paziente e lo aiuta a scandire il tempo e a comprendere la reale durata totale dell'esame. Un'altra domanda pertinente potrebbe essere se l'esame necessita la somministrazione di medicamenti. La maggior parte degli esami di risonanza magnetica possono essere eseguiti senza la somministrazione di mezzi di contrasto o di altri medicamenti. La somministrazione di un mezzo di contrasto, se necessaria, porta a una diagnosi più precisa e più approfondita. La decisione sulla somministrazione del contrasto è del medico radiologo responsabile dell'esame e si basa sulla richiesta del medico richiedente. Il mezzo di contrasto non è l'unico medicamento somministrato durante gli esami di risonanza. I medicamenti somministrati hanno lo scopo di migliorare la qualità delle immagini create con il fine di ottenere un diagnostico più preciso. Per ogni medicamento somministrato, il tecnico di radiologia deve accertarsi di eventuali controindicazioni o allergie conosciute per evitare reazioni avverse. Mi sembra corretto segnalare che ogni medicamento somministrato necessita il consenso del paziente. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. È del tutto gratuito e aiuta il mio canale a crescere. Mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare su mi piace alla fine del video se avete trovato informazioni utili che stavate cercando. Presto sarà presente su YouTube anche il bottone e la funzione Super Grazie, che consiste nel poter fare una piccola donazione al canale per sostenere il lavoro fatto nella creazione dei contenuti e dei video. Domanda numero 4. Richiedete la protezione acustica più adatta alle vostre esigenze. Una caratteristica della risonanza magnetica sono i rumori forti e intensi prodotti durante l'intera durata dell'esame.
possono essere richieste due protezioni acustiche, dei semplici tappi insonorizzanti per le orecchie oppure delle cuffie dove sarà possibile ascoltare della musica. Il paziente quasi sempre è libero di scegliere il tipo di protezione acustica più adatta alle proprie esigenze. Purtroppo non è sempre possibile avere la scelta tra tappi e cuffie. Alcuni esami, ad esempio addominali, necessitano l'utilizzo delle cuffie perché c'è una comunicazione continua tra il tecnico di radiologia e il paziente. Altri esami, come ad esempio la risonanza magnetica cerebrale, non sempre permette il posizionamento delle cuffie con la musica dentro l'antenna cerebrale, dentro il casco necessario per svolgere l'esame. Comunque, possono esserci delle differenze tra i vari centri radiologici. Ecco perché chiedere la soluzione migliore e più comoda aiuterà lo svolgimento dell'esame e metterà a proprio agio il paziente. Una costante di tutti gli esami di risonanza magnetica è che la regione anatomica da esaminare sarà esattamente in mezzo al magnete, in mezzo al tunnel. Una delle domande che mi viene posta molto spesso nei commenti dei video del canale è come si accede, come si entra nella risonanza magnetica e dove sarà posizionata la testa. Chiedete semplicemente al tecnico di radiologia in che posizione si dovrà entrare dentro il magnete, se prima con i piedi o prima con la testa. La posizione della testa del paziente durante l'esame risulta molto importante per tutte quelle persone che hanno difficoltà a rimanere dentro il magnete. Vi ricordo comunque che la posizione esatta dipende dall'altezza del paziente, dalla profondità del magnete e dalla regione anatomica che si vuole esaminare. Ecco perché non è sempre la stessa, ma varia leggermente. Ci sono esami dove bisogna entrare nel magnete per questioni tecniche prima con i piedi e altri esami prima con la testa. Ma ci sono anche altri esami, come la colonna lombare ad esempio, dove si può entrare sia con i piedi che con la testa. In questi casi, per l'esecuzione dell'esame, non c'è nessuna differenza, ma entrare prima con i piedi potrebbe semplificare e facilitare l'esecuzione dell'esame al paziente. L'ultima domanda, la numero 6, che consiglio di fare è proprio quella domanda che non osate fare. Vorreste chiedere qualcosa, ma non osate. Fate in modo di eliminare qualsiasi dubbio che possa mettervi a disagio. Non ci sono domande inutili se portano tranquillità a un paziente in difficoltà, spaventato o ansioso. La cosa più importante prima di iniziare un esame è togliersi qualsiasi dubbio. Non mi stancherò mai di dirlo ed è quello che ripeto in continuazione all'interno dei miei video. La comunicazione è fondamentale per creare un rapporto di fiducia tra il tecnico di radiologia e il paziente. Questo legame è molto importante per portare a termine l'esame nelle migliori condizioni. Dovete essere tranquilli dentro il magnete. Dovete fare in modo di essere sereni all'inizio, durante e alla fine dell'esame. Lasciatemi nei commenti se vi sono altre domande o informazioni che avete ricevuto e che sono state utili per voi e che vi hanno aiutato nello svolgere gli esami di risonanza magnetica, così da poter aiutare altre persone a svolgere l'esame. Ad oggi ho risposto a tutte le domande che mi sono state fatte nei commenti e vi invito a continuare a farlo. Se hai qualche dubbio, non esitare a commentare qui sotto. Ti risponderò il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di cliccare su mi piace e se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Un saluto e a presto per il prossimo video.